Se mia figlia ha dei problemi, voi andate tutti nella merda, tutti nella merda andate, tutti, tutti nella merda andate. E finisca, adesso vi faccio vedere io, che oggi succede un casino qua. Allora io voglio sapere... Grazie a lei se c'è sua figlia, ha capito? Si ritenga responsabile lei di sua figlia. Allora sono in 10 qua dentro perché ieri sera hanno trovato 4 persone alle 18 fuori dal locale dopo Deor per assembramento, sono venuti a chiudere il locale qua dentro. Ma voi vi rendete conto? Non l'autorizziamo a divulgare queste cose. Io divulgo, l'abbiamo già divulgato, abbiamo già 1000 condivisioni. Prende le sue responsabilità. Lei non è autorizzato. Una donna incinta che sta piangendo, guardate. Thank you.
perché alle 6.05 hanno trovato gente oltre al Deor, ok? Oltre al Deor che si stava salutando. Ci vogliono chiudere il locale. Dov'è? C'era scritto 65 persone, c'è scritto, me l'hanno strappato. Aspetti, 65 sopra e 65 sotto. L'abbiamo portato un giorno perché era scorso. Anche perché apri, chiudi, togli i biglietti, metti i biglietti, togli i biglietti, metti i biglietti. Ma cosa lui? Ma perché non si mette le panni nostre? Ma perché non si mette le panni nostre? Ma è in condizioni di farmi aiutare. Facciamo così. Ma vuole aiutare quando tre per giù siete qua davanti a fermare la gente, quei pochi clienti che ci sono mi fate scappare. No, non ho finito. Certo che questo è il mondo della signora. Tanto non si chiude, questo sia chiaro. Non si chiude, perché io ho 60 persone, di ascolto. Allora, se Conte viene, mi dai soldi, io chiudo, Conte non dai soldi, io non chiudo proprio niente. E facciano le multe. Adesso tu vai all'ospedale perché stai male, grazie a loro, vai più all'ospedale. Si mettiamo una denuncia che si sta male, perché sono entrati in 10 come criminali ci trattate, ma stai zitto, una ragazza incinta vi presentate in 10 vergognati. Ma manco avessimo ammazzato qualcuno! Ma il comandante ieri si è presentato senza mascherina? Mi parla così, senza la mascherina. Ma ci ha presentato al massimo lei che era stata accompagnata in casera. Mi avete denunciato. E allora io cosa l'avete denunciato? Ma lei si piglia la sua. Lei si piglia la sua. Non si preoccupi. Ma ci sono le perché noi vogliamo lavorare. Ma vi vergognate o no? Perché vogliamo lavorare. Ma vi vergognate o no? Perché vogliamo lavorare. Non ci hanno per i coglioni qua. Mandatevi a chi dovete andare.
gente che sta morendo di fame. Tanto loro i 1.400-1.500 al mese si prendono. Una ragazza, da sola, cucina con una bambina che vuole lavorare, non sta andando a fare, vuole lavorare. Che vergogna, Vergogna. Una vergogna. Guarda che scena, guardate che scena, guarda. Perché vuole lavorare, poverina, hai capito? Una criminale. Guarda quanti sono qua dentro, guarda. Ci fanno chiudere perché per un assembramento che è stato fuori dal locale, ci fanno chiudere 5 giorni. 5 giorni. E lei, anche lui riprende, ma tienilo bene il telefono, non tenerlo, puoi tenerlo anche su, puoi tenerlo anche su il telefono. Ah, c'eri tu ieri, sì, appena uscito dalla scuola sei tu, certo, ma andiamo avanti, abbiamo anche il comandante che ieri non aveva la mascherina quando mi parlava, il comandante chi è? Ma tu non firmare niente, non firmare niente perché da domani c'è l'avvocato, non ti preoccupare. Firmare niente. Vai a prendere la bambina che sono le 4, Paola. Ma allora io non ho capito una cosa, ti stanno facendo un verbale di persone che erano fuori dalla strada, ti stanno facendo il verbale a te, perché secondo te? Perché non hanno niente da portare in caserma, allora vanno a rompere le palle alla gente che lavora, chi vuole lavorare, chi vorrebbe lavorare, capito? Tutto qua. Prendere la bambina, Paola. Non so.
Eccola qua, eccola qua, eccola qua. Adesso poi vi leggo anche che cosa hanno scritto, ma passeranno tanti guai questi signori qua. Passeranno tanti guai. Eccola qua. Vediamo. Cari signori, questi carabinieri qua ci stanno facendo chiudere il locale perché non c'è, loro dicono che c'è stato un assembramento fuori, che non è vero, dove noi abbiamo messo un video e coincide esattamente con l'orario che loro sono intervenuti, quindi ci stanno facendo chiudere il locale, hanno fretta di andare a casa senza neanche farcelo pulire, commentate voi. Mettete le manette, eh? Voglio le manette qua, riprendi, riprendi. Senza la scolina, chiude l'attività? No, riprendi col telefonino per le manette. Manette! Voglio le manette! Mettimi le manette. Riprendi tutto, eh? Sì, sì. Riprendi. È la informa che se no, le pubblica, lui riprende. La informa che se lei pubblica, sì. Questo noi pubblichiamo. Questo video, denuncia. Poi denuncia. Le manette, grazie. Ma no, mi mette le manette, io non vengo. Venga, lei poi l'ha rubata quella cosa, lo sa. Manette. Lo sa che poi l'ha rubata? Io lei non la conosco. Le mie a porta palosa. Manette, grazie. Mandate. Oh, aspetta. Aspetta. Io sono sputo. È già che sto riprendendo. Oh, ma vai dentro, porco Dio! Portala dentro! No, aperto qui! Sì, sono aperto! Ale, dai, per favore! Riprendi! Riprendi con la terra! Oh, si sta facendo male, signore. Togli la manetta subito. Subito. Distanza. Mi sto flippando. Oh. Ma che cazzo fai? Ma... ragazzi. Calma. Ale! Un pugno in faccia a me vai dato. Un pugno in faccia mi hai dato. Ma che cazzo sei? Venga in macchina. Scusate. Oh. C'è una donna incinta. Scusate, ragazzi, bisogna mai. C'è una donna incinta e un bambino. Sono cazzi tuoi. Sono cazzi tuoi. Riprendete con la telecamera. Dovete riprendere con la telecamera. Riprendete. Sono carabinieri di merda. Venga qua. Alessandra, dammi una sigaretta. La sigaretta? Questi sono i carabinieri. Riprendi, dammi la cinta. No, ma adesso io vado, dai. Che bravi. No, andiamo. In questo palermo, famiglia Cesare. Ma non ti preoccupare. Ma non succede niente. Venga. Non succede niente. Paola, vieni qua, Paola. E voi sono cazzi vostri. Siete scandalosi. Ma scandalosi siete. Non succede niente! State tranquilli, non fanno uscire. Non è che ci siamo a testare. Scandaloso. Alessandra, dammi una sigaretta. La sigaretta? Questi sono i carabinieri. Riprendi, dammi la cinta. No, ma adesso io vado, dai. Che bravi. No, andiamo. In questo palermo, famiglia Cesare.
andiamo bene, proprio bene.